Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Luciano Salce, Nanni Loi, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci, insieme a Paolo Villaggio, Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani. È ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni 70 e 80. 2. Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o coprotagonista come Vieni avanti cretino, L'allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Cornetti alla crema, Fracchi alla belva umana, Il commissario Logatto e Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come Un medico in famiglia. Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Lagrasta Zagaria ai suoi funerali, che si sono tenuti a Roma. Quanta gente, vedo che mia moglie è più famosa di me, vuol dire che abbiamo seminato bene. Con mia moglie dicevo sempre che abbiamo costruito bene, con materiale buono, e abbiamo tirato su questa casa inossidabile, antisismica e anticattiveria. Ma non m'aspettavo diventasse così forte. Ora per me rimangono i tempi supplementari, e poi i rigori, ha detto l'amato attore, che ha anche ricevuto una lettera di condoglianze da Papa Francesco.